Allora, ok. Seconda parte. Allora, la pasta ai ricci di mare. Sapete cosa si mangia nella pasta ai ricci di mare? Che parte del riccio? Le gonadi, eh? Esatto, che sono buonissime, in particolare le uova, ci vuole la femmina, ragazzi. Sono pasta e una carbonara così di mare. Si usano uova, migliaia, decine di migliaia di uova di riccio di mare. Quindi probabilmente oggi parleremo molto di uova di riccio di mare, oggi, la prossima volta e anche la volta dopo. Ok. E di fatto sono quelle cose che vedete lì. E quindi dei piccoli puntini colorati, e di questo colore anche parleremo. Ok, ma chi sono i ricci di mare? Sono, se vedete, in biologia ci sono una serie di modelli, e soprattutto in biologia dello sviluppo. Io non ve li racconterò tutti, però per esempio il Cenorhabditis elegans, la drosophila, il topo. Però un altro dei modelli che è stato usato tantissimo in biologia dello sviluppo, e adesso ci ragioniamo sul perché, è proprio il riccio di mare. E in realtà proprio, soprattutto per le prime fasi di sviluppo, quelle che portano alla formazione di questa larva chiamata? Chiamata? Con entusiasmo. Oh, il pluteo, la larva pluteo, ricordatevelo, che è un organismo, diciamo, semplice, quindi fatto di pochi tipi di cellule specializzate, però con tutti i pezzi tipici già di un organismo. In più, come sono i... che tipo di animali sono questi? Protostomi o deuterostomi? Deuterostomi. Sono? Deuterostomi, che vuol dire? Deuterostomi. Quindi prima si forma l'ano e poi la bocca. Ok. Quindi questi... e però chi è che è anche un deuterostomo? Esatto, anche noi siamo deuterostomi, d'accordo? Sono, diciamo, hanno un sistema di sviluppo, un meccanismo di sviluppo che ricorda in molti elementi quello dei vertebrati. E in effetti evolutivamente sono poi abbastanza vicini ai vertebrati, però in un modello molto più semplice rispetto a quello che può essere un'uova di rana, un uovo di pesce, da studiare e da manipolare. Ok, quindi qui ve l'ho messi, qui sono, vedete, gli echinodermi, i deuterostomi o deuterostomi, sono, diciamo, evolutivamente vicini ai cordati. Noi parleremo, quindi adesso noi vediamo il riccio di mare, poi faremo un salto indietro alla drosofila e poi un salto avanti all'oxenopus. Così vi ho già anticipato le puntate, le prossime puntate. Ok, perché il riccio di mare è comodo? Appunto, ha degli embrioni piccoli che si sviluppano in modo semplice, in cui però possiamo riconoscere tutti gli assi del corpo, antero-posteriore, dorso-ventrale, adesso questo lo vedremo, quindi somigliano evolutivamente anche ai vertebrati, quindi un sistema semplice dove però raccogliere indizi che potrebbero tornare utili per spiegare lo sviluppo nei vertebrati, in organismi più complessi. E ovviamente non ci piace solo il fatto che siano poco complessi, quindi più semplici da coltivare e da studiare, ma un altro elemento molto importante è che sono facili da coltivare in coltura. L'equivalente di una coltura cellulare tridimensionale, alla faccia degli organoidi, no? Adesso siamo qui, cerchiamo di fare gli organoidi con le cellule staminali. Questi sono degli organoidi favolosi, vanno incontro ad un processo di sviluppo, sono super strutturati, sono tutti uguali, meravigliosamente standardizzati, insomma tutta una serie di cose che gli organoidi non hanno. E in più possiamo averne quanto ce ne pare, perché in abbondanza, perché
I gameti si possono ottenere in grandissima abbondanza semplicemente con un po' di cloruro di potassio. Basta iniettare un po' di cloruro di potassio nell'animale e lui comincia a sparare fuori uova e spermi, a seconda che sia maschio o femmina. Ci abbiamo anche il video, guarda, così alleggeriamo. Aspettate, ma magari il video ve lo faccio vedere dopo. Vi faccio prima vedere alcune. Ma no, vediamo prima il video, poi vediamo le immagini singole. Opla. Forse c'è anche la musica. No, il computer non mi lasciare. Ok, qui vedete, tutto comincia con questa iniezione e la musica è molto bella, ma parlo io. Inizia tutto con questa iniezione di KCL ed ecco le uova che vengono deposte in grande quantità, ok? Ognuno di quelli sarà un modello. Questi sono gli spermatozoi. E ovviamente poi si tratta di farli incontrare. Questa è una parte della biologia dello sviluppo che sarebbe bella da raccontare, la fecondazione. Io ve la faccio vedere solo così. Ok, qui vedete la membrana vitellina che si sgancia, è molto bella. Quando entra uno spermatozoo ci sono una serie di reazioni molto rapide, quindi la membrana vitellina che si allarga, questo impedisce ad altri spermi di entrare. E qui vedete la fusione dei pronuclei. Questo è molto romantico, io piango tutte le volte. Oh, ecco, si sono incontrati. Ok, però guardate, appena si incontrano, il citoplasma, figo, proprio come il limonare, guarda. Ha tutto un brivido, gli viene la pelle d'oca. Questo è incredibile. Ovviamente si tratta di citoscheletro, di movimenti citoscheletrici. Ok, a questo punto partono le divisioni. Voglio farvi notare due cose, sono sincrone e hanno dei piani definiti. Il nostro amico Drish le aveva guardate al microscopio così e aveva cercato di fermarsi qui a quattro cellule. Quindi avete visto il primo solco di divisione, il secondo solco di divisione sincrono e perpendicolare al precedente. E ovviamente quello che ha fatto l'esperimento di Drish è stato rompere questa membrana vitellina e separare le cellule. Però come vi sembrano le cellule dal punto di vista dell'adesione cellulare? Ce l'avete presente un epitelio? Comincio a farvi fare qualche osservazione che ci tornerà utile. Avete presente un epitelio? Come sono negli epiteli le cellule? Appiccicatissime. Questi invece così sì, boh, ci vediamo ogni tanto. L'adesione cellulare lì vi sembra forte o non particolarmente forte? Ok, e infatti la membrana vitellina qui è fondamentale per tenere tutto unito e tenere tutto insieme. Ok. Quindi in realtà probabilmente l'esperimento di Drish fino a questo punto non era così difficile, cioè tecnicamente non l'aveva ancora mai fatto nessuno, però diciamo separare le cellule era più semplice anche senza enzimi o altri trucchetti della biologia moderna. Ok, poi però vedete che man mano che va avanti, le divisioni vanno avanti, in realtà sono sempre sincrone, questa sincronia la vedremo sempre, le primissime fasi sono sincrone, ops. Ok, dopodiché qui il nostro video in realtà si interrompe, ma va bene lo stesso, ne vedremo degli altri di quell'altro pezzo. Ecco qua, a un certo punto si forma una sfera cava che noi chiamiamo. Come la chiamiamo? Blastomero, no, blastomero è il singola cellula. Durante queste prime divisioni, le singole cellule le chiamiamo blastomeri, ma questa struttura cava, perché a un certo punto si forma prima una specie di mora, poi piano piano inizia a cavitarsi, la morula e poi la
Blastula, ok? Questa si chiama blastula, una struttura cava formata da un epitelio di cellule. Siete d'accordo? Questo è l'equivalente di un epitelio, è proprio un pallone, come un pallone. Però la pelle che ricopre questo pallone dentro al pieno d'acqua è la pelle fatta di cellule. In questo caso si tratta di un epitelio, di cellule adese tra di loro molto più fortemente, molto più strutturate. C'è una lamina basale, è proprio strutturato come un epitelio. Ok, ma questo epitelio però andrà incontro ad una serie di modificazioni, di rimaneggiamenti anatomici. Quindi vedremo delle cellule, all'inizio è tutta una sfera, ok? E poi ovviamente qualcuno dovrà passare all'interno. E questa fase in cui alcune cellule iniziano a passare all'interno, a riempire, di mettere un po' di ciccia in questo animaletto, si chiama? Più entusiasmo? Gastrulazione. E la gastrulazione in questo caso la vedremo qui, di nuovo si forma, in questo caso molto simile in effetti ai vertebrati, si forma, questo lo vediamo poi più nel dettaglio, ok? Però qui entrano delle cellule che saranno il mesoderma, si forma il tubo digerente, prima dall'ano e poi lo vedremo partire. E poi queste larvette pluteo che cominciano ad andarsene in giro da sole. All'inizio un po' a casaccio, poi sempre un po' a casaccio. Però esatto, la struttura. E poi però vedete che questi animaletti hanno un asse antero-posteriore, dorso-ventrale e una serie di strutture. Ok, noi non andremo oltre nello sviluppo, ci fermeremo qui. Non so se lo sapete, però in realtà poi il riccio di mare origina da un disco immaginale che si trova in un punto della larva, che si... sono cellule che vengono messe da parte, diciamo così, durante lo sviluppo, che non c'entrano con lo sviluppo della fase larvale, ma serviranno poi per dare origine all'organismo adulto. Ma tutto questo a noi in realtà non interesserà. Questo non lo studieremo. Vabbè, già che vi faccio l'introduzione, che tra poco devo andare via. Però ecco, il riccio di mare è un modello che adesso viene utilizzato un pochino di meno, anche se è un peccato, perché abbiamo un sacco di dati raccolti sullo sviluppo di questo riccio di mare, e perché è un modello, secondo me, anche molto interessante. Cioè, essendo semplice, può risolvere una serie di questioni anche di interesse molto attuale. Ma comunque, per dirvi quanto è stato sulla cresta dell'onda per anni e anni, ok? Nel riccio di mare è stato dimostrato che i cromosomi servono per lo sviluppo, che bisogna averli tutti, altrimenti lo sviluppo non va avanti. Sono stati identificati RNA messaggeri e tutta una serie di elementi di biologia molecolare. C'è un sacco di biologia molecolare molto avanzata che è stata fatta nel riccio di mare. E lo vedremo. E nel 2006 è stato anche poi identificato il genoma, che è molto comodo avere il genoma per una serie di motivi. Ve ne viene in mente uno subito, veloce, immediato, papam, che avete appena fatto biologia molecolare? Avere la sequenza del genoma per identificare geni, esatto, oppure fare studi di trascrittoma, ok? Se io voglio fare i famosi studi di trascrittoma, io ve ne ho parlato, single cell, RNA-seq, tutte queste cose si fanno facilmente e comodamente se puoi rimappare le tue RIZ a un genoma, se hai una mappa, altrimenti è tutto molto più complicato. Ok, allora, e qui semplicemente vi faccio rivedere di nuovo velocemente le tappe dello sviluppo del riccio di mare, quindi fecondazione e segmentazione, cleavage in inglese, segmentazione in italiano, quindi con quelle divisioni sincrone, a fare delle cellule giganti che evidentemente hanno ancora un potenziale molto elevato, ok? Queste quattro cellule, ricordatevelo, nella storia di Drish erano ognuna capace di dare origine a un nuovo organismo, giusto? Ma in realtà, adesso lo vedremo, se noi seguiamo il destino di ognuna di queste cellule, vedremo che non dà origine a tutta la larva, ma solo un pezzetto, ok?
non darà origine a tutto. Il suo destino è quello di dare un pezzo dell'embrione, ma il suo potenziale evidentemente qui è ancora decisamente più ampio. Quindi divisione sincrone, 8, 16, 32 cellule, questi sono tutti stadi che vengono riconosciuti. Poi abbiamo questa blastula precoce, la blastula poi esce, si gonfia tantissimo, si riempie d'acqua, forma quel bel epitelio e ovviamente aumenta il suo volume e rompe la membrana vitellina, quindi la chiamiamo blastula hatched, si è schiusa. E poi avremo la gastrulazione, su cui invece ci soffermiamo un attimo. La meccanica della gastrulazione non è difficile, ma ci soffermeremo un attimo. Quindi fino ad arrivare, fatemi andare fino alla fine, ok, fino ad arrivare ad un animaletto che in sezione possiamo schematizzare così. Questa è la larva cluteo. Vi faccio vedere com'è fatta, così poi vediamo se ci orientiamo. Allora, di fatto c'è un tubo digerente che attraversa tutto l'animale. Questo in realtà voi dovreste saperlo già, vero o no? Sì, vagamente, un po' l'avete fatto a zoologia, siete freschissimi di zoologia. Comunque c'è questo tubo digerente e ci sono poi delle spicole di carbonato di calcio che vengono prodotte da elementi, diciamo così, mesodermici, che qui chiamiamo mesenchima. Quindi ci sono delle cellule mesenchimali che producono lo spicolo, le spicole di carbonato di calcio, però è una specie di scheletro e dentro quindi un tessuto di riempimento. Poi abbiamo una epidermide esterna, non so se si chiama proprio epidermide, in effetti non lo so, un ectoderma. Quindi abbiamo questi diciamo tre strati tipici: esterno, intermedio e interno, endoderma, mesoderma ed ectoderma. Abbiamo derivati ectodermici, mesodermici ed endodermici e abbiamo anche un piano del corpo riconoscibile. In realtà l'asse dorso-ventrale, immaginate voi stessi dorso-ventrale, ok? Qui viene, diciamo così, approssimato, viene interpretato, viene, sì, diciamo, corrisponde, ecco, all'asse orale-aborale. Mentre per l'asse antero-posteriore, invece, si fa riferimento ancora a quelli che erano i poli dell'uovo, adesso ci arriveremo all'ovocita, e l'asse anteroposteriore invece viene chiamato animale vegetativo. Usiamo delle altre terminologie perché non sono, diciamo così, perfettamente sovrapponibili a quelli di organismi che hanno la testa, le braccia, però ok. Ah sì, ok. Allora, adesso io voglio arrivare in realtà prima di finire, sì, ma ce la faccio grandemente, poi entreremo nei dettagli la prossima volta. Prima di finire voglio... Aspettate, nessun messaggio. Ok, va bene, dai, queste prime fasi le abbiamo capite, le abbiamo più o meno viste e ve le riracconto però questa volta un po' con un po' più di precisione. Aspettate un secondo. No, va bene, dai, perché dovrò finire un pochino prima, voglio capire dove arrivo. Andiamo avanti finché si può, poi vediamo. Allora, quindi abbiamo queste prime divisioni, si chiama segmentazione. Poi abbiamo la formazione di questa blastula e poi avremo un momento che si chiama gastrula, in cui
alcuni di questi tessuti entreranno all'interno. In realtà possiamo ricostruire una fate map. Vado avanti, poi torno indietro, scusate. Possiamo ricostruire una fate map, e sapete tutti che cos'è una fate map, ne abbiamo parlato, quindi una mappa dei destini, già a partire dall'uovo. Ok? Quindi se voi usate dei coloranti per marcare queste masse di citoplasma, vedrete che questo citoplasma dell'uovo finirà in zone diverse dell'embrione, cioè il suo destino è segnato. E così vediamo, appunto, per esempio nell'uovo un polo animale e un polo vegetativo, quindi due poli, c'è una polarità. Un altro dei vantaggi del riccio di mare è che questa polarità è evidente grazie a colorazioni naturali, cioè ci sono dei pigmenti, sono quelli che rendono rosse la pasta con i ricci di mare, arancione. Ci sono dei pigmenti che la madre lascia all'interno dell'uovo, deposita all'interno dell'uovo, cita, e che però, diciamo, sono distribuiti in modo ineguale lungo l'asse animale vegetativo. Per esempio, qui lo intravedete, non è bellissimo, però vedete questa banda, non è inusuale vedere che le uova sono colorate con delle bande di pigmento qua e là. Hanno dei motivi, sono disegnate. Però questi disegni ci permettono di riconoscere un asse animale vegetativo. Al polo vegetativo, che è il polo, diciamo, anche dove tipicamente nelle uova viene aggiunto il vitello, quindi diciamo così, gocce lipidiche o sostanze nutritive di varia natura in forma di dispensa, il panino, la mamma che fa il panino al piccolo, e in genere lo mette nel polo vegetativo. Quindi noi riconosciamo questa polarità all'interno dell'uovo, anche grazie a queste bande di pigmento, e se facciamo una fate map dell'ovocita vedremo che in effetti alcune masse di citoplasma sono destinate a diventare ectoderma e sono qua in alto, altre bande di citoplasma diventeranno mesoderma. Ovviamente qui è tutta un'unica cellula, poi però man mano che questo citoplasma verrà segregato in sottocellule, quindi si divide e verrà ereditato da delle cellule, queste cellule prenderanno dei destini diversi e i destini sembrano essere segnati già dall'uovo. Vedete che Weismann, la sua idea non è che se l'era sognata la notte, partiva da queste osservazioni. E ok, e ovviamente però si tratterà di riorganizzarli questi destini che qui vediamo superficiali, no? Qui abbiamo una parte di ectoderma, una parte di endoderma e una parte di mesoderma, ma noi non siamo a strisce, d'accordo? Abbiamo la pelle sopra, l'intestino in mezzo e il mesoderma sotto. Bisognerà, come dire, rigirare il calzino e fare in modo che l'ectoderma avvolga tutto, l'endoderma faccia un tubo centrale e il mesoderma stia messo in mezzo, d'accordo? E questa danza vuole che parte delle cellule, che noi chiamiamo gastrulazione, è proprio il modo, è proprio il meccanismo attraverso cui questa fate map si plasma in un organismo tridimensionale. Questa fate map per il momento è ancora abbastanza bidimensionale. Ok, e come avviene tutto questo? Beh, inizialmente, appunto, vi ho detto, c'è la segmentazione. Primo piano di divisione, taglia a metà l'asse animale vegetativo. Secondo piano di divisione, quindi è radiale. Secondo piano di divisione, radiale anche lui, ma perpendicolare al precedente. Così dobbiamo tagliare questo ovocita in più cellule.
Ci siete? Primo piano di divisione radiale. Adesso cominciate a guardare questa polarità animale-vegetativa. Primo piano di divisione radiale rispetto a quest'asse. Secondo piano di divisione perpendicolare rispetto al precedente. Terzo piano di divisione equatoriale. Ti ho tagliato a metà. Molto palpa questo inizio. Ok, dopodiché, in realtà, quindi questi primi piani di divisione producono 8 cellule molto simili tra di loro, le vedete? Sono 4 bocce di sopra, 4 bocce di sotto. Le 4 cellule superiori sono quasi tutte, sono tutte destinate a dare origine a derivati ectodermici, mentre nelle 4 cellule in basso vedete un po' di ectoderma, un po' di mesoderma qua sotto e un po' di endoderma. Ok, allora a questo punto però iniziano la parte animale e la parte vegetativa a svilupparsi in modo diverso. Cioè, vedete qua i mesomeri hanno un'altra divisione radiale, mentre i blastomeri vegetativi, gli animali in questo caso, danno quest'altra divisione e danno origine a quelli che vengono chiamati mesomeri. Nella parte vegetativa invece abbiamo delle divisioni ineguali. Ok, noi immaginiamo la mitosi, normalmente le due cellule figlie sono grandi più o meno uguali. Invece nella parte ventrale, dietro, là dove ci sarà l'ano, si producono le prime cacchette di capra, diciamo così. Si formano queste due piccole... No, non mi fate essere volgari che andiamo su YouTube. Però trovate delle immagini evocative per ricordarvi questo evento. E ok, questa divisione è ineguale e si formano due tipi di cellule diverse che avranno destini molto diversi, li vedremo, che si chiamano macromeri e micromeri. I micromeri. I micromeri ne parleremo parecchio. Ok, e in realtà appunto lo sviluppo poi continua, le cellule si dividono ancora, però queste cellule che si erano, diciamo così, portate avanti e quindi che erano già piccole, perché poi vedremo le altre continuano a dividersi e a un certo punto tutte le cellule diventeranno grandi uguali, d'accordo? Però c'è qualcuno che aveva voglia di essere piccolo prima, non si sa perché. Però questa divisione è ineguale, come se gemmassero questi micromeri. Questi micromeri si dividono ancora una volta per dare origine a, se non sbaglio, 8 cellule di nuovo iniziali, che sono, diciamo così, più piccole in anticipo. Ovviamente poi le divisioni continuano, noi andiamo a 32, 64, 48, eccetera, eccetera. Però diciamo, questi micromeri si fanno notare, balzano all'occhio, perché questi vogliono essere piccoli prima? Vogliono andare avanti nello sviluppo? Si sentono già grandi? E lo vedremo. Ok, dopodiché però appunto i destini ovviamente sono ancora suddivisi, siamo diventati una palla cava, ok? Quindi la blastula è diventata quella palla cava che vi ho fatto vedere. A questo punto si tratta di riorganizzare questi tessuti in modo da avere un animale tridimensionale. E quindi qui ve lo faccio vedere, delle immagini colorate in modo che voi vediate più o meno quelli che sono, li possiate distinguere. Quindi qui abbiamo i mesomeri, qui abbiamo i macromeri, i mesomeri sono quelli dorsali, la divisione ventrale dà origine a macromeri e micromeri, quindi qui vedete i macromeri che daranno origine in gran parte al tessuto digerente, al tubo digerente, e qui i micromeri che invece diventeranno mesoderma, daranno origine al mesoderma. Ecco che qui si sta cavitando sempre di più, ma in realtà c'è ancora la membrana vitellina, però man mano che dentro arriva acqua,
questa struttura si gonfia proprio fa, mi viene la parola, fa entrare acqua attivamente, non è acqua, sì, liquido, acqua di mare, anzi chiamiamola acqua, in effetti è acqua, attivamente. Ok, finché non rompe la membrana vitellina e diventa una blastula. Ok, a questo punto qui parte la gastrulazione. Oggi arriviamo solo fino alla meccanica della gastrulazione, poi così la biologia, quello che ci sta dietro, perché le cellule si comportano così e diversamente, ne parleremo ovviamente dopo. Allora, il primo evento è proprio l'ingresso dei micromeri. Quindi inizialmente erano tutti appiccicati, vedete i micromeri erano così un po' separati, però quando si forma l'epitelio della blastula sono poi tutti allineati alla linea di partenza. Ecco che però il mesoderma parte per primo, allo start pam, della gastrulazione, i primi a partire sono proprio i derivati di questi micromeri. Si tratta di più cellule, non sono solo più 8, anzi scusate, vabbè, no, lo vediamo, basta, ve lo dico un'altra volta. Sono più cellule, sono divise ancora, entrano all'interno del blastocele e qui iniziano molto precocemente a dare origine a spicole di carbonato di calcio. Subito dopo, a seguire, proprio come se rivoltassimo un calzino, entrano i derivati dell'endoderma. E qui vedete questa cavità, qui si inizia a formare, immaginate un pallone sgonfio e gli mettete un pugno dentro, ok? Si forma un incavo, ok? Quell'incavo è il futuro archenteron. Ovviamente c'è una cosa che non potete fare col pallone, ma con le cellule sì, è far crescere questo incavo sempre di più. Lui si autoplasma, una cosa che il cuoio non ha, o almeno non ha più, si autoplasma e cresce all'interno, vedete, come un tubo. Questo è il futuro tubo digerente, questo è l'ano, da qualche parte dovrà sfociare, dovrà spuntare, come se stessimo scavando un tunnel dall'altra parte a fare l'apertura della bocca. Quindi di fatto attraversa tutto il blastocele finché andrà poi a spuntare dall'altra parte, qui non si vede in realtà bene in nessun posto, perché questa dipende sempre da che parte lo guardiamo. Ok, comunque questo è il tubo digerente che spunta e qui vedete colorati in rosso, ovviamente non sono rossi, li abbiamo pseudo colorati fintamente noi per farvi per ricordarvi quello che sono i destini e le origini, ma sono tutte bianche le cellule, trasparenti anzi, e qui vedete le spicole di carbonato di calcio che cominciano a formarsi nella parte aborale. Ok, e poi questa è la laura pluteo, in realtà non si vede bene, adesso la stiamo guardando dall'altra parte. Questo è l'ano, quindi da dove è partito il nostro tubo digerente, immaginatelo attraversare tutto il blastocele e poi spuntare dall'altra parte, ok? O fondersi con quello che è l'ectoderma della, non possiamo chiamarla testa, ma insomma, della bocca, a formare appunto a questo punto un tubo che attraversa l'embrione, in comunicazione con l'esterno, ma che attraversa l'embrione all'interno. Ok, quindi chiaramente ectoderma ed endoderma sono continui tra di loro, il mesoderma invece ha dovuto sganciarsi per riempire la parte centrale, lo spazio in mezzo. Ectoderma ed endoderma sono sì in continuità tra loro e tutti quanti in diretto contatto con l'esterno, con l'ambiente esterno, d'accordo? Immaginatevelo. Il mesoderma invece si trova in mezzo, questo che lo chiamiamo mesoderma. Ok, io con questo sono abbastanza contento, anche perché devo andare via, scusate, ma
non posso andare oltre. Allora, io mi chiedo questo però, per mercoledì prossimo, perché poi andremo a raccontarci, non state a guardare queste cose più in là che sono complicate, però andate almeno a riguardarvi la gastrulazione nel nostro riccio di mare. Dateci un occhio, nel senso, almeno di averla visualizzata, di averla chiara, le cellule, i derivati dei micromeri che entrano, questo tubo dell'archenteron che cresce, in modo che qui ci sono un po' di immagini che vi fanno vedere la stessa cosa, non è che serve molto di più che non guardarle un pochino. Ok, ci vediamo la prossima volta con la gastrulazione del riccio di mare e la specificazione degli assi. Thank you.